ai primi caldi la voce scende, arrivano le influenze, bisogna stare attenti a cosa si mangia e a come ci si veste. E noi per mangiare bene, per stare in salute, vi portiamo qui al Divin Porcello, un mitico ristorante ossolano e non solo, dove è arrivata una specialità, la birra dei monaci benedettini, che lo chef adesso ci presenta con la sua ricetta particolare. Vi presento il piatto che prepareremo oggi, è un piatto che va per la maggiore qua al Divin Porcello di Masera, il filetto di maiale croccante con le birre monastiche, in questo caso utilizzeremo una Bruin, con le nocciole, la mostarda francese e avvolto nel lardo di Mastro Giovanni. Perché abbiamo scelto queste birre? Le abbiamo scelte principalmente perché si abbinano molto bene con il nostro piatto e soprattutto perché è una birra monastica prodotta direttamente dai monaci benedettini. Iniziamo preparando un bel filetto di maiale, evitando di sgrassarlo completamente per mantenerlo più morbido. Lo tagliamo a rondelle e lo avvolgiamo in fette di lardo tagliate leggermente spesso. E lo poniamo in padella, leggermente infarinato, a rosolare. Quando è bello colorato su entrambi i lati, lo portiamo a fine cottura dentro il forno. Col fondo di cottura che noi abbiamo tenuto da parte, facciamo rosolare una cucchiaiata di nocciole e della senape francese. A questo punto sfumiamo con la birra, la lasciamo evaporare per qualche minuto e lo leghiamo con un cucchiaio di panna. Il nostro filettino di maiale al lardo croccante, nocciole e birra benedettina è pronto. Buon appetito!